Il direttore dell'area tecnica dell'Unione Sportiva Lecce Pantaleo Corvino ha fatto il punto della situazione sul momento del Lecce e lo ha fatto presentando prima il nuovo allenatore Luca Gotti, dicendo che ha accettato la nostra sfida. Io Luca Gotti lo conosco da un po' di anni. Se accetta la sfida, ho detto la facciamo. E lui mi ha detto che l'accetta la sfida, perché crede nella squadra, crede nel suo lavoro. Prima di lasciare la parola al neotecnico, Corvino ha inteso precisare però alcuni concetti a lui molto cari, la reale dimensione della squadra intanto, prima di passare alle critiche social per le quali la sua pazienza è stata messa a dura prova. La cultura delle cadute ci deve essere, io sono figlio di questo territorio, potrei usare altri linguaggi, dobbiamo abituarci alle cadute, dobbiamo abituarci alle sconfitte, perché se cadiamo come cadiamo noi possiamo rialzarci, se no non ci si rialza se stiamo dietro ai nomi per fare gli ipocriti e dire cose da ipocriti. Io non sono un ipocrita, sono uno vero, dico quello che posso fare e con che cosa lo posso fare. Non perché io a gennaio non compro nessuno, perché penso che non... perché non è possibile... facciamo quello che c'è sul mercato con le nostre risorse. 66 partite di Serie A disputate dal Lecce sino adesso, dal suo ritorno in Serie A, che non so da quanti anni era che non faceva, due anni consecutivi, forse dalla mia gestione, credo, il Lecce non è mai stato tra le ultime tre. Non siamo all'altezza della passione dei nostri tifosi, l'ho sempre detto, lo ripeto, non lo siamo. Ma noi facciamo quello che possiamo, la mia società fa gli sforzi che può fare. Noi facciamo quello che possiamo fare con quello che ci dà la società. Allora io mi chiedo, a me mi lascia il segno che il mio territorio, nonostante sono 66 partite che in Serie A sempre salvo, che ha vinto il campionato di B da primo, da quando sono tornato, debba io, Stefano e i miei allenatori lavorare in queste condizioni. Essere giudicati non da quel milione di persone che ci stima, i bambini che vengono, sono tornati al campo, le famiglie che sono tornate al campo, parlate di quei 50-100 persone che si girano sui social, e io mi rivolgo a loro, mi rivolgo a quei tifosi, non mi rivolgo a quei 50-100. E scusate i toni,